Benvenuti amici del blog Letto Riletto Recensito. Oggi lunedì 3 maggio ci incontriamo con lo scrittore Salvatore Totò Cuffaro, Grazie. che già tempo addietro ci siamo incontrati, avendo un riscontro non indifferente quando abbiamo presentato L'uomo è un mendicante che crede di essere un re e ci ha concesso la possibilità di averlo in esclusiva. Perché? Perché la notizia è proprio questa qui. Siamo in vista della pubblicazione di un quinto, Totò quinto libro, Diciamo sarebbe, quinto. diciamo quinto, Totò Cuffaro. Io ho detto in vista, in pubblicazione, però ancora i tempi ci sono, c'è editing, stai lavorando, insomma, non svegliamo neanche le case I editrici. tempi dei libri lo decidono i sentimenti dei libri, perché i libri hanno i sentimenti e sono i sentimenti di chi li ha scritti e contengono e custodiscono ansie, paure, angosce, speranze, gioie, sentimenti, contengono tutti e vengono affidati ai lettori, che poi sono gli interpreti che continuano a far vivere questi sentimenti. I sentimenti che dobbiamo mettere nel libro devono avere la loro ragione, quindi devono prendersi il loro tempo. Ma spero entro fine anno di poter presentare, mi impegno a farlo innanzitutto con te, questo mio Grazie. nuovo libro, che ho il piacere di dirti anche il titolo del libro è Euno. Tu ti chiedi cos'è sto Euno? Se lo chiedono gli oltre 13.000 seguaci, E abbiamo io avuto te lo spiego riscontro. ben volentieri, perché spiegando il titolo introduciamo la metafora del libro. Euno è uno schiavo di Sicilia che fu interprete della prima guerra servile in Sicilia nel 136 avanti Cristo. Gli schiavi si ribellarono ai romani e fecero la prima rivolta degli schiavi, che era anche una guerra servile, la prima volta che gli schiavi si uniscono e si ribellano. Quindi in Sicilia abbiamo questa straordinaria data che purtroppo non solo i siciliani non conoscono, ma che non conoscono gli altri, che invece dovrebbero conoscere, perché sapere che fu proprio dalla Sicilia che partì la guerra servile è una cosa importante. È una metafora importante, perché schiavo di colore vinse contro i romani, governò la Sicilia per 20 anni, suo centro di potere era il territorio intorno alla città che oggi in suo onore si chiama Enna. Dopo 20 anni i romani riassorbirono la rivolta degli schiavi e riportarono l'impero, trucidando tutti gli schiavi, ma dando la possibilità a Euno non di morire da schiavo, ma di morire da condottiero, perché riconobbero all'uomo le qualità del condottiero. Quindi, come erano soliti fare i romani, gli riservarono una morte diversa. Ma Euno purtroppo non è conosciuto in Italia e nel mondo perché è vittima dei suoi stessi sentimenti e di spirito siciliano, perché il più grande scrittore del tempo, che è anche il più grande scrittore siciliano, Teodoro Siculo, che purtroppo non era al servizio della libertà degli schiavi, ma dell'impero del governo romano, raccontò la storia di Euno non per quello che era stata, ma facendolo passare come un cialtrone, come una persona che non aveva fatto invece della libertà una scelta di vita e persino di morte. Euno fu ricordato adesso negli ultimi anni, grazie ad alcuni scrittori dell'Ennese, ma anche a tanti altri che stanno facendo lo sforzo di farlo conoscere come me, sta tornando ad essere riconosciuto per quello che è stato, un eroe per la libertà, il primo eroe per la libertà che nel 136 avanti Cristo, prima di Spartacus, figurate che gli americani fecero la loro rivoluzione per la libertà
1700 anni dopo, in Sicilia, la si fece nel 136 avanti Cristo. Nel 136 avanti Cristo. Dunque, cos'è? Un saggio storico o un romanzo storico? Qual è la forma, il genere che stai prediligendo? Ma io nel mio libro ho scelto una formula mediana, nel senso che racconto e dico le cose vere romanzandole, facendole passare per romanzo. Ho fatto così nell'Uomo e un mendicante, ho fatto così nelle Carezze e la Nenia, nel Candore e le Cornacchie e soprattutto nella Figlia delle Monache. Ancora una volta racconto la realtà siciliana di oggi, degli ultimi anni, nella metafora di un uomo morto per la libertà, combattuto per la sua terra, per la Sicilia, e anche lui vittima purtroppo di quello di cui sono vittime molte persone siciliane, discreditate dalla sua stessa terra, discreditate dagli stessi storici, dagli stessi politici della propria terra. È quello che capita a molti siciliani che pagano un prezzo per la loro scelta politica, un prezzo che gli viene fatto pagare in gran parte dagli stessi siciliani di schieramenti opposti. È una metafora anche della mia vita, quello che è successo a tanti siciliani, potrei citare Rino Nicolosi, potrei citare Calogero Mannino, è quello che è successo a me e adesso io lo racconto partendo da un principio di libertà che è quello di un grande eroe di Sicilia, è uno con una metafora che riprende gli ultimi anni della storia politica della Sicilia. Perfetto. Quanto si discosta questo tema che stai affrontando e sicuramente che stai scavando nello studio dal tuo esordio alla narrativa, sempre storica e romanzata? Ma la linea è quella. Io sono uno scrittore improvvisato, non avevo mai scritto una riga in vita mia, da politico non scrivevo mai, non leggevo mai, parlavo sempre a braccio, coglievo la passione, i sentimenti della platea e questo era quello che mi dava grande capacità di interpretarne anche non solo i bisogni, ma mi dava soprattutto la possibilità di cogliere l'empatia con le persone, perché leggendo è più difficile piuttosto quando parli con loro, cogliendone il gesto degli occhi, il significato dei visi. Allora, quando poi costretto a non poter più parlare con le persone perché privato della libertà e chiuso in una cella, sentendo forte in me il desiderio di continuare a comunicare, ho dovuto scegliere l'unica strada che mi era possibile, che era quella di scrivere, e allora ho cominciato a scrivere, ma piuttosto che raccontare scientificamente fatti e storie che hanno la loro valenza, ma che ci vuole una capacità più sottile, perché per scrivere le cose scientifiche deve avere materiale, deve poter fare le note. Tutto questo a me non era possibile fare nel letto di una cella, scrivendo a matita, perché se provate a scrivere con la penna quando siete coricati in un letto, dopo 30 secondi la penna non scrive più, quindi potevo scrivere a matita, e mettendo un rotolo di carta igienica nella luce del mio lettino perché non disturbasse gli altri, perché potesse concentrarsi sul mio tempo. Ecco, dovendo utilizzare soltanto questo metodo per comunicare, ho imparato a scrivere, ho imparato a farlo nel modo che so fare, tentando di appassionare le persone, raccontando, mettendo anche delle cose che sono molto di fantasia, ma che non si discostano dai fatti reali, tentando di tenere in qualche modo l'attenzione di chi ti scrive, di chi ti legge, ferma su una realtà che era quella che in quel momento io raccontavo e che però era una realtà che le persone non conoscevano, perché nessuno può conoscere il carcere se non lo vive direttamente. Questo qui è importante, tra le altre cose, però conoscere il carcere se non lo vivi direttamente. Totò Cuffaro, ovviamente detrattori ne ha avuto tanti, ma ha avuto anche molti, molti, no, quelli mai sono, però anche oltre,
oltre agli amici di sempre, tante persone che mi vogliono bene. Le persone ti vogliono bene, gli amici di sempre che non facevano politica, e tanti altri che si sono avvicinati grazie alla scrittura, a questo autore. Infatti abbiamo esordito, ma il blog a rigore cultura e il concetto di libro, con lo scrittore Cuffaro, anche se umilmente ha detto io non mi sento poc'anzi, però è vero che molti hanno conosciuto Totò Cuffaro scrittore. Mi stimola questa tua domanda a dividerla a pezzettini e a dare più risposte. Andiamo, procediamo. Parliamo dei tanti, per fortuna che ci sono, gente che discredita, e se solo si fermasse al discredito sarebbe già una buona cosa. Molti, oltre al discredito, ci mettono l'astio, ci mettono quello che hanno come possibilità per farti anche del male. Questo è anche successo a me. Devo dire che in carcere ho scelto di non avere risentimenti, perché se io avessi avuto dei risentimenti il carcere sarebbe stato ancora più pesante, sarebbe stato anche difficile da attraversare e da vivere. Io invece ho scelto di non avere risentimenti, per poter avere la possibilità di avere la mente libera dall'astio, da questa forma, di poter più serenamente vivere, perché di questo si tratta, 5 anni difficili. Ma oggi mi piace constatare che questi, che per tanti anni, anche mentre ero in carcere, hanno continuato ad asciugare il coltello delle loro, la lama del loro coltello sulle mie carni mentre non potevo difendermi, questi che hanno pontificato, questi che hanno ritenuto di essere moralizzatori, questi che hanno ritenuto di essere la parte eticamente nobile della politica, ecco, tutta questa gente oggi non mi fa piacere, per la verità dirlo, ma è la verità, scopro essere di gran lunga peggiori di me, che certamente non sono uno buono. So di aver fatto tanti errori, so di aver pagato, ma vedere le cose che ho fatto io, per le quali ho pagato, commisurate alle cose che tanti di quelli che hanno continuato a dileggiarmi e a utilizzare istituzioni importanti, parlo per esempio dell'istituzione dell'antimafia, della presidenza della regione, parlo di presidente regione, di presidente commissione antimafia, possiamo fare nomi, Crocetta, Lumia. Vedere ora essere anche loro in un momento difficile e scoprire che mentre facevano la morale a me erano loro che invece meritavano di avere bisogno di qualcuno che facesse la morale a loro, è una cosa di cui prendo atto, non perché lo dica io, ma perché lo dicono le indagini della magistratura, di cui bisogna fidarsi sempre. Questo era il primo pezzo di domanda a cui volevo rispondere. Il secondo pezzo di domanda credo che riguardasse che cosa, perché poi divagare. Sì, detrattori a quelli che hanno ritenuto di fare della guerra giudiziaria una parte della guerra politica che io non ho mai condiviso, poi ci sono le tante persone che invece mi hanno sostenuto, non soltanto durante il mio impegno politico. 2 milioni di voti non sono cose di tutti i giorni, nel senso che Crocetta è stato eletto con 400.000 voti e Musumeci ne ha preso 700, io ne ho preso 1.900.000. Tante persone che hanno continuato ad avere nei miei confronti fiducia, stima, affetto, io non riesco ad andare in nessuna, adesso, dopo essere stato per 5 anni in galera, non riesco ad andare in nessuna parte del più piccolo paese della Sicilia senza che la gente si fermi per abbracciarmi, per ringraziarmi. Questa è una cosa che certamente mi fa molto piacere, mi emoziona, mi commuove, un po' mi ripaga del dolore e della sofferenza che ho dovuto sopportare in carcere, ma è una cosa che mi succede, della quale prendo atto, della quale devo ringraziare queste persone, perché mi hanno donato la loro fiducia in un tempo, questo che mi serviva, che forse purtroppo io non sono riuscito a rappresentare nel miglior modo possibile, e che adesso continuano a regalarmi i loro sorrisi e le loro lacrime, perché molte persone in molte persone colgo questa sofferenza nel dover ricordare gli anni che ho passato. Questa è una cosa che mi fa molto piacere, che mi fa ribadire con grande forza
che pur sapendo io che i miei 1758 giorni di carcere sono certamente dovuti all'avere scelto di fare politica, dell'essere stato presidente della regione, perché se non fossi stato mai presidente della regione certamente quello che mi è successo non mi sarebbe mai successo, no? Non sarei stato nell'occhio del ciclone. Bene, pur sapendo questo, se io oggi si riproponesse la possibilità, cosa che non succederà anche perché io non sono ricandidabile, di far questo, io lo farei sapendo che tornerei in galera, perché l'essere stato votato da tanti siciliani, aver avuto il loro affetto, la loro fiducia, il continuare ad averlo, è una cosa talmente bella che ripaga da tutto. Io credo che per un uomo che faccia politica non ci sia cosa più bella che poter rappresentare la propria terra e la propria gente. Io, a me questo è successo e di questo ne sono fortemente orgoglioso, anche se purtroppo devo riconoscere di non essere riuscito a fare tutto quello per cui i siciliani per due volte mi avevano chiamato a fare, però è una cosa che mi fa certamente molto piacere. Il Cuffaro scrittore di cui parlavi tu, non sono uno scrittore, sono un amante della cultura, credo di aver letto migliaia di libri, ho cominciato a scrivere per bisogno, per il bisogno che avevo di comunicare, e poi ho scoperto che le cose che scrivevo piacevano alle persone, piacevano perché parlavo, scrivevo col cuore e la gente coglieva tra le righe le cose che io volevo trasmettere, perché raccontavo le cose vere, anche quelle che non erano a mio favore, perché la verità va detta sempre, perché alla fine la verità è quella che poi ti ripaga per le scelte anche difficili che fai. Uno scrittore improvvisato che si trova improvvisamente mentre è in carcere, trova il suo libro tra i 6 finalisti del premio Strega. E qui una cosa che mi ha fatto molto piacere, anche se ho dovuto prendere atto che la mia presenza al premio Strega ha molto turbato le persone, perché ritenevano che uno condannato come ero stato io per un reato molto brutto, che è quello del favoreggiamento alla mafia, non dovesse minimamente partecipare o meglio essere selezionato al premio Strega. Ripeto, la selezione non la fanno gli elettori, la fanno i grandi elettori che indicano, quindi, ma questa cosa certamente mi ha molto colpito, perché non è un ragionamento di cultura, è un ragionamento diverso, però l'ho accettato con grande pazienza, come accetto tutte le altre cose, ma alla fine lo schiamazzo che c'è stato intorno a questa polemica sul mio libro ha fatto decollare le vendite del mio primo libro, perché la gente probabilmente incuriosita ha comprato il libro, che ha avuto un grande successo, ci tengo a dire, che voglio ringraziare l'editore che ha avuto fiducia in me, che è Guerini, ma soprattutto che tutti i ricavati dei miei libri, dal primo all'ultimo, compreso quello che ancora devono uscire, vanno tutti in beneficenza, sono andati in beneficenza, i primi 3 alle famiglie di detenuti, di ex detenuti, alle figlie che devono, per pagare le rate dell'università, per andare a scuola, per comprare quello che serviva per poter vivere nelle difficoltà in cui vivono le famiglie dei detenuti. L'ultimo libro, La figlia delle Moniche, invece ho donato i ricavati all'associazione Aiutiamo il Burundi, per aiutare gli orfani del Burundi. E di questo ultimo libro cercheremo di capire a chi fare pervenire quello che riusciremo, certo, a fare di profitto per aiutare qualcuno. Totò, premio Strega. Cosa è successo? Tu lo hai saputo, poi lo hanno tolto, l'hanno velato, il polverone si è alzato. Pare che fosse, tra l'altro, uno di quelli con ambizioni tra i finalisti, però
scoppiato un polverone, non hanno potuto ritirare il libro che era già in finale, quindi non lo potevano levare. Credo che l'abbiano lasciato tra i sei finalisti senza prendere in considerazione eventuali possibilità ulteriori, però e già per quel che mi riguarda essere con il mio primo libro presente tra i primi finalisti del premio Strega è stato già una grande soddisfazione. Enorme. Beh sì. Non per me. Si può parlare di Totò Cuffaro? Soprattutto mentre ero in carcere è diventata anche una cosa più... Certo, perché lì ti hanno conosciuto quegli autori, quei lettori, ce ne sono tanti, che non seguono la politica, proprio non la seguono, che non conoscono realmente, sentono dire magari il nome di un presidente della regione di appartenenza o della Repubblica e basta. Questo è il Cuffaro scrittore che è emerso dalle indagini che abbiamo fatto a livello letterario. Sì, perché i miei libri, al di là delle riflessioni nocevre dalla politica, ha raccontato un mondo che è il mondo carcerario, che è fatto un mondo di sofferenza, di bisogni, ma è anche un mondo fatto di grande solidarietà. La solidarietà che ho trovato in carcere è una solidarietà unica. Io ero abituato, come poi ho raccontato nell'Uomo è un mendicante che crede di essere un re, ad essere circondato da affetto, da disponibilità, da coccole, come... E però quando sei presidente tutto quello che gira intorno a te ti lascia comunque un retropensiero, e il retropensiero se le persone che ti vengono attorno, che ti girano attorno lo fanno perché lo fanno sinceramente, ingenuamente, perché hanno qualcosa da chiederti, una prebenda da poterti raccontare, questo retropensiero ti rimane, poi molte di queste persone lo fanno con coscienza e genuinamente, ma c'è sempre qualcuno che lo fa perché trova il modo di poter chiedere. Invece in carcere tu questo non ce l'hai. L'umanità, l'affetto, la solidarietà che trovi in carcere è una umanità, è una solidarietà che non chiede, non pretende, ti viene data punto e basta, perché nulla hai da pretendere, nulla hai da chiedere. E questa è una cosa che ti colpisce e ti mette in un mondo dove capisci di vivere insieme a persone che hanno sbagliato, che non hanno avuto rispetto per lo Stato, perché sono gente che ha rubato, che ha ammazzato, tutto quello che vuoi, e che però là dentro diventa una persona come tutte le altre che trova lo spazio e cerca di aggrapparsi ad appigli umani per continuare a vivere, perché senza umanità non si vive da nessuna parte. Ma non è che perché queste persone che non hanno avuto rispetto per lo Stato li deve trattare alla stessa maniera. Lo Stato deve trattare i suoi figli, anche quelli che hanno sbagliato, con rispetto che si deve a una persona che ha una dignità, che ha una storia dietro le spalle. Purtroppo io ho raccontato nei miei libri, perché ho vissuto queste cose, che questa cosa lo Stato non le fa. Uno Stato di diritto come il nostro... Sì. Per rimanere oggi, per esempio, una cosa attuale, ci impone il distanziamento sociale che dobbiamo rispettare, e lo fa con decreto del Consiglio dei Ministri, quindi diventa una legge, e poi dimentica che dentro le celle delle carceri sue ci sono 7, 8, 10 persone in 20 metri quadrati che vorrebbero rispettare il distanziamento sociale per ottemperare alle leggi dello Stato, ma non lo possono fare perché lo Stato non glielo permette, perché stanno lì con delitti a castello, in una maniera incivile. Siamo stati condannati più volte alla Corte di Strasburgo per detenzione inumana, la Corte di Strasburgo è arrivata persino a parlare di torture per le persone che stanno in cella di torture, nel senso che non hanno lo spazio vitale, e però continuiamo a perseverare questi drammatici errori che lo Stato fa finta di non cogliere, di non capire. Ma perché dico questo? Dico questo perché purtroppo la politica fa quello che gli elettori in qualche modo non desiderano. Se oggi noi chiediamo all'opinione pubblica e agli elettori cosa pensano dei detenuti, per l'80% ti diranno buttate le chiavi, non ce ne frega niente. Se questo è l'idea, il concetto che l'opinione pubblica ha dei detenuti, chiaro, per la politica non ha nessun interesse a fare delle leggi che tendono a umanizzare le carceri, che tendono a dare risposte
di vivibilità che tendono a trattare le persone come giusto che vadano trattate, perché questo non è quello che chiede la politica. Io continuo nei miei libri a scrivere, continuo nelle mie interviste a parlare di questo, perché spero che questa sensibilità riesca a cogliere il cuore delle persone. È giusto che chi ha sbagliato paghi la sua pena, sì, ma è anche giusto che lo paghi essendo trattato da una persona con la sua dignità, che non venga calpestato, come invece purtroppo dentro le nostre carceri succede. In questa dignità calpestata, il creativo però, che si occupa di cultura, riesce a inventare un nuovo formaggio, poi si dà il vino e lo riconosciamo e lo scopriamo scrittore, di questo ne abbiamo parlato tanto. Sono elementi essenziali a fine di resistere oltre la scrittura. Mi ricordo Cioran, scrivere quasi terapeuticamente, togliendo tutte le scuole psicologiche, insomma, però ho detto prima, scrivevo per resistere. Certamente, ti spiegherò. Il creare un formaggio. Ma non solo il formaggio, devo dirti che una delle cose più belle che ho letto in carcere è una bellissima poesia, non una ode, no, una poesia lunga, di un grande scrittore che è stato anche lui in carcere nell'epoca vittoriana, perché nell'epoca vittoriana essere considerato essere gay era un reato, per cui fu incarcerato. Un grande scrittore che scrisse una bellissima ode che si chiamava La ballata del carcere di Rending, se ricordiamo il nome. È una cosa di una bellezza straordinaria, che racconta la vita del carcere, ma che soprattutto racconta i sentimenti del carcere. Una di queste frasi che voglio ricordare, perché segno la tua risposta, è: dove dimora il dolore, il suolo è sacro. È bellissima, ma è significativa, nel senso, dentro le carceri, dentro le celle, dimora il dolore. Quel suolo diventa sacro e si vestono di sacralità le persone che lo vivono. Per questo ti dico che in carcere le emozioni, i sentimenti che normalmente sono forti nelle persone esplodono, diventano una cosa straordinaria. Ecco, io credo, lo dico senza ombra, che se non fossi stato in carcere non avrei mai scritto dei libri. E gli ultimi due libri che ho scritto fuori dalle carceri, lo confesso di averlo fatto con più grande fatica di quelli che ho fatto in carcere, dove invece lo scrivere diventava liberazione, essere vivo, continuare a pensare alle persone che ti vogliono bene, a cui vuoi bene, avere il contatto con la realtà, diventa tutto. Ecco, questo è... Tu ponevi una domanda un po' più semplice, ma che fa parte di questo coro delle cose. Vi siete inventati la ricotta? Certo, quando tu sei in carcere, devi vivere, ti inventi di tutto. Ti inventi, per esempio, di poter fare la pasta al forno con le cose che hai, la pasta, il sugo, le uova che metti di lato. Poi a un certo punto, io quando ho visto che si stavano preparando per fare tutto questo, ho detto: sì, ho capito, ma il forno dov'è? E ho visto fare il forno, ho visto prendere gli sgabelli delle celle, quelle di legno, aprire le buste di latte con dentro la carta stagnola, foderare lo sgabello ermeticamente, fare un buco di sotto dove veniva messa la fiammella, perché abbiamo i famosi... come si chiama, cose da campo, quelle che ci danno per cucinare, e trasformare uno sgabello in forno dove veniva infilata la pasta a forno, dove mettevano il ciambellone che fanno in carcere, dove si inventa di tutto. A quel punto, dovendo misurarmi il mio con qualcosa in cucina, mi sono inventato di fare il formaggio, sapendo come si faceva il formaggio, non avendo il lievito, allora ho preso il latte, l'ho fatto acidificare, ci ho messo un po' di limone, sino a quando è venuto fuori questa specie di formaggio, che formaggio morbido, tipo rabbiola, no? Che però, essendo a Rebibbia, abbiamo chiamato Rebbiola. Grazie a Rebibbia. Ma potrei raccontarti di tante altre cose, perché il detenuto si inventa per vivere, fa di tutto,
E di più, ti dico per esempio che se ho salvato la mia colonna vertebrale in carcere, dovendo dormire su una sbarra di ferro, con un materasso di 5 centimetri, perché questo ti danno, dico, ma bene, ho visto come facevano gli altri, mi hanno aiutato. Quando si raccoglievano le scatole dell'uovo, l'hai presente? Le scatole dove si mettono le uova? Certo. Bene. Si mettevano sopra la sbarra di ferro del letto e poi si metteva questo materassino di gomma piuma, per cui cominciava a diventare una sorta di materasso accettabile. Così fa di tutto e di più per vivere e per sopravvivere. Aspetti per esempio il colloquio di tua moglie per avere, per dire, il respiro che ti porta l'amore della tua famiglia, ma per avere anche quelle piccole cose che ti porta tua moglie, che diventano per quel giorno, vuol dire, la cosa più importante che c'è in tutta la cella. Ecco, mia moglie riuscì a fare una cosa geniale. L'olio non può entrare dentro le carceri, non consentono tante cose, non consentono le caponate, non consentono i formaggi freschi, non consentono l'anguria, non consentono la carne impanata, ora ti spiego perché, non consentono i dolci, i dolci secchi li puoi portare, non quelli nuovi, non ti consentono l'olio. Puoi fare a meno di tutto, dei dolci, però sai, l'olio, se hai un po' di olio in carcere, ti fai la pasta con l'olio, c'è una cosa diversa. Bene, mia moglie genialmente si inventò, perché l'insalata di lattuga la puoi portare, ma non puoi portare l'olio. Allora mia moglie cosa faceva? Prendeva queste grandi barattoli di insalata e le riempiva d'olio, no? E poi entrava l'insalata, noi scolavamo l'olio dall'insalata e avevamo l'olio, no? Questa cosa la fece per tanto periodo, però facendo funzionare il suo amore per me, aumentando ogni giorno, ogni mese che veniva, la presenza, la quantità di olio, sino a quando siamo riusciti a tirarne fuori mezzo litro da un'insalata, insomma, era una cosa incredibile. E quell'olio diventava un bicchierino per ogni cella, la possibilità che ognuno si potesse fare la pasta, ecco la grande solidarietà, no? Sino a quando la beccarono e poi veniva la storia. Perché non devono entrare i dolci? Perché dentro i dolci mettono la cocaina, i detentori, no? Il melone, stessa cosa. Perché una carne impanata? Perché invilavano la cocaina tra la panatura e la carne. Cioè il detenuto e i familiari del detenuto, che a seconda dei detenuti fanno di tutto e di più, quindi ci sono alcune ristrettezze che bisogna osservare. Però si continua a vivere e si va avanti. Uscito dal carcere, ho fatto alcune scelte: di non stare mai più seduto in prima fila, di non essere mai più il primo. Io a volte arrivavo il primo a fare la doccia, aspettavo che arrivava un altro, perché avevo proprio scelto di non essere il primo, di non mettere più vestiti, a meno che non ci sia un'occasione, perché si sposa tuo nipote, allora deve mettere il vestito, solo poche cose. Ecco, queste scelte che fanno vivere una vita più tranquilla, con meno fastidi. E in qualche modo è la vita che ho vissuto in carcere. In carcere non ci sono cravatte, non ci sono vestiti, non ci sono giubbotti, non ti danno neanche le coperte, una sola coperta se senti freddo. E mi ricorda un'esperienza difficile, dolorosa, che però ha cambiato la mia vita e mi ha probabilmente cambiato anche meglio nel pensiero, nel modo di fare, nel rapportarmi con le persone. Nel considerare tutte le persone quelle più banali, più umili, perché hanno sempre qualche cosa da raccontarti che ti può essere utile, perché questo mi è successo in carcere. Ecco, anche un vestito è una cosa semplice che ti porta a vivere una condizione di vita che io ricollego, porto spesso la tuta, perché in carcere stavo spessissimo anche con la tuta, quindi questa cosa mi tiene legato a un mondo che non voglio dimenticare, perché se non dimentico quel mondo cerco di aiutare quelle persone che stanno ancora là dentro. Dunque, queste scelte, non voto,
Queste scelte avallano ancora più l'umanità, l'umiltà di Totò Cuffaro, di chi lo conosce solo come scrittore e di chi lo ha apprezzato ante litteram nella sua carriera. Ci sono stati degli incipit che hai riportato nel libro, che sono Veramente. molto umani. Possono aver influenzato queste scelte la scrittura di alcuni libri, di alcuni passaggi. Ci sono dei passaggi molto importanti. Noi citiamo l'ultimo, è quello della Suora Rosina, poi il penultimo, il titolo è l'Apoteosi. L'uomo è un mendicante che crede di essere un re. Ma Dicevi un sì. attimo fa, facevo un passo indietro, non volevo stare sempre primo, anche perché le condizioni politiche mi portavano ad essere primo. Ah sì, gli Tipo hanno incipit che ho influenzato, messo sì. nell'ultimo libro sono stati scelti con grande significato, non è una scelta banale, è una scelta meditata. Avevo tante possibilità di scelta, le ho molte selezionate. Ne ricordo qualcuna, vorrei dire, ricordo per esempio Storia di una capinera. Non è una scelta qualsiasi, è la scelta di un brano dove racconta la morte di una capinera che, seppur voluta bene da chi l'aveva messa in gabbia, aveva perso la libertà. Ricordo per esempio l'avere scelto un brano di un grande scrittore catanese, che i catanesi farebbero bene a leggere, di un bellissimo libro che si chiama Scurpiggiu. Il brano è di Luigi Capuana e che racconta la storia di un pastorello, ma non di pecore, di tacchini. Tacchini portati a pascolo da questo bambino Scurpiggiu, che tacchino in catanese ho scoperto si chiama Nuzzu. Ed è uno squarcio di una realtà agricola e soprattutto di sentimenti che non troviamo più nelle nostre famiglie. Un altro incipit, per esempio, è quello di Pirandello, Ciaula scopre la luna. È un brano straordinario, un ragazzo che aveva sempre lavorato nelle miniere e che scopre che esiste la luna a un'età avanzata, solo perché per quel giorno, essendoci stato un bombo delle miniere, ha dovuto risalire di notte, quindi ha scoperto che c'era la luna che prima non aveva mai visto, perché non risaliva mai di notte. Un altro incipit è quello di Leonardo Sciascia, il racconto di Leonardo Sciascia sulla giustizia, che invito tutti a leggere, una cosa bellissima. Ecco, sono stati scelti perché facevano parte, in quel momento particolare della mia vita privata della libertà, di sentimenti, di emozioni, di vita che stavo facendo là dentro, ed erano le cose a cui ti aggrappavi per poter resistere, per poter vincere il carcere, perché il carcere non è va vinto, ma io ho avuto la fortuna di vincere, ma non tutti vincono il carcere. Molti perdono la battaglia con carcere, la perdono amaramente, la perdono perché si suicidano, la perdono perché perdono il senno, la perdono per tanti motivi. Io nel mio carcere ho assistito soltanto nel mio braccio a 7 suicidi. Figuriamo, sapete quanti suicidi ci sono nelle carceri italiane? Questo è un paese che si vanta di essere sempre il primo a firmare le moratorie con le pene di morte. Ed è vero, ed è una gran bella cosa che l'Italia sia contro la pena di morte, però può un paese come il nostro essere sempre pronto a dire che è contro la pena di morte e non rendersi conto che dentro le sue carceri si suicidano più persone di quanto ne faccia la pena di morte nei paesi dove c'è la pena di morte, in Texas o in altre cose? È uno stato che mi sa più di ipocrita piuttosto che di garante del diritto e soprattutto della vita. Io penso che queste cose andrebbero attenzionate. Non si suicidano dentro le carceri soltanto i detenuti, si suicidano anche gli agenti di polizia penitenziaria. Quindi c'è un problema, va, andrebbe affrontato. Se lo Stato non l'affronta, è ipocrita, non ha neanche il coraggio di ammazzare le persone, aspetta che lo facciano, scelgono loro. Ecco, queste cose ho vissuto là dentro e ho voluto
in qualche modo raccontarlo, come quella di un mio amico che credevo esistesse soltanto nel film come storia, poi invece ho scoperto di viverla personalmente. C'è un bellissimo film che vi invito a vedere con Morgan Freeman, il film è Le ali della libertà, che racconta la storia di una persona che ha sempre vissuto in carcere, che a un certo punto, scontata la sua pena, deve uscire, e che questo entra in crisi perché non sa cosa deve andare fuori, perché dopo 30 anni di carcere non sa che cosa troverà fuori, no? E io l'ho vissuto con il mio amico di cella, che vedevo tutti i giorni perché era il bibliotecario, mi portava i libri, quindi lo vedevo. Questo ragazzo era entrato a 18 anni in carcere, ne aveva scontati 24, quindi era ancora giovane, dopo 24 anni. E questo purtroppo, 2-3 mesi prima di uscire dal carcere, ha scelto di togliersi la vita in una maniera drammatica, perché noi ce ne siamo accorti la mattina, perché lui si era tranciato le giugulari con la lametta da barba. Si è ucciso perché ha avuto paura della libertà, perché dopo 24 anni non aveva genitori, non aveva parenti, non aveva vicino, nessuno. Poi il carcere, non rendersi conto, il carcere che sa tutto, che questo ragazzo per 24 anni non aveva ricevuto visite, non aveva ricevuto lettere, non aveva ricevuto telefono, non aveva fatto nulla. Questo ha avuto paura di tornare in un mondo che non sapeva cosa fosse, che non conosceva, ha avuto paura della libertà, esattamente come il protagonista delle ali della libertà, che è tornato in libertà dopo qualche mese si suicida perché ritiene che la sua vita fosse il carcere, non più quella che aveva trovato fuori. Ecco, io penso che questo, un paese come il nostro, che è veramente un grande paese per tanti aspetti, debba interrogarsi e debba cominciare a fare una scelta più umana. Apprendo con grande soddisfazione che la Corte Costituzionale finalmente ha sancito l'illegittimità dell'ergastolo ostativo a vita e soprattutto l'illegittimità del 41 bis. Io sono perché i mafiosi scontino la loro pena, e però chi paga deve farlo nei modi ingiusti in cui deve pagare. Non si può chiedere a una persona di essere mandato in carcere partendo dal presupposto, non sto parlando dei mafiosi, con il 41 bis parlo anche di tutti quelli che hanno l'ergastolo, spiegando loro che non li mandiamo in carcere perché dobbiamo punirli, ma per rieducarli e risocializzarli, perché la nostra Costituzione prevede che il carcere non è punitivo, ma è rieducativo e risocializzante. E noi li mandiamo in carcere, si vanno in carcere per questo motivo, e poi gli diciamo, sì, vabbè, rieducati, ma tanto dal carcere non uscirei mai perché è il carcere della vita. Ma che senso ha? Perché mai dovrebbe rieducarsi una persona che non uscirà mai più dal carcere? Ed è rieducativo non farli parlare con la propria moglie, con i propri figli, è rieducativo non far stringere la mano dei propri bambini. È tutto questo, credo, con un po' di buona volontà la Corte Costituzionale ha osservato, e speriamo che questo paese finalmente, dopo la Corte Costituzionale, dopo la Corte di Strasburgo, prenda atto che vanno fatte alcune modifiche sull'ordinamento carcerario. Totò, l'ultima domanda che mi necessita. Io detesto le diete, tu mi ricordo pure, tranne che se dobbiamo stare un po' bene, però mi necessita, sai che sono catanesi, l'arcano, arancino o arancina? L'arcano l'ha già risolto l'Accademia del Buon Gusto, io rispondo al problema delle diete. Guarda, io sono andato l'altro giorno da questo dietologo, e ho scelto l'unico dietologo che non mi conosceva. Dice, perché? Perché se non paghi la dieta non la fai, poi alla fine non mi ha fatto pagare lo stesso, quindi il rischio è questo. Però cosa ho detto al mio dietologo per sfidarlo? Cioè, guarda, io nella mia vita sono dimagrito due volte. Una volta mi ha fatto divertire il carcere e una volta il Covid. Io spero che lei sia più bravo del carcere e del Covid e mi faccia dimagrire. E ci sto tentando. Ce la metterò tutta. Ma arancino o arancina, io, che sono della Sicilia occidentale, ma non sono palermitano, sono agrigentino, ma tu sai, l'arcano lo ha già risolto l'Accademia del Buon Gusto, dando ragione ai catanesi, quindi non c'è nulla da fare. Perfetto. Però lo posso dare un invito. Certo. Adesso che abbiamo scoperto che si chiama arancino, perché i catanesi lo chiamano arancino, arancino. Arancino. Arancino.
Ma perché c'è una farà punta nell'arancino? Perché richiama le vore, evoca le ma ormai abbiamo stabilito che l'arancino è siciliano. Sì. L'arancino è rotondo. Facciamolo rotondo, non sto scherzando. Una volta mentre stavo mangiando l'arancino, una volta, sì, però adesso raccontiamo una cosa che i catanesi non sanno. Non lo sapevo neanche io. Poi chiudiamo. No. Okay. Stavo mangiando l'arancino, me ne ero presente a Regione, all'aeroporto di Catania. Un giro catanese chiaramente, no? A un certo punto viene un grande attore siciliano e mi dice: presidente, ma così tu mangi l'arancino? Scusa, perché come si mangia l'arancino? Io avevo preso questo arancino catanese con la punta, l'avevo preso di sotto e mi mangiavo qua la punta in casa. Mi dice: perché? Ah, perché sei con lì? Perché c'è figura la punta? Perché si picchia sotto e si mangia in capo? Ah, dico, non lo sapevo. Dico, vabbè, aspetta, me ne piglio una, la mangiamo. Allora, ma tu catanese sanno che si piglia di sotto l'arancino? Alcuni sì, altri probabilmente no. Grazie a Totò Cuffaro, grazie a tutti gli amici del blog Letto, Riletto, Recensito e alla prossima. Ciao a tutti.